Buongiorno a tutti, sono Marco Massi. Oggi andremo a realizzare dei baci di dama. Gli ingredienti sono 250 g di farina debole per biscotti, 50 g di fecola di patate, 150 g di zucchero, 200 g di farina di nocciole macinate grossolanamente, 200 g di burro, 2 g di sale, una bacca di vaniglia. Iniziamo con il procedimento. Mettiamo in planetaria con la foglia il burro, lo zucchero, il sale, incidiamo la bacca di vaniglia per estrarne la polpa, e la farina di nocciole. Facciamo amalgamare tutti gli ingredienti. Una volta amalgamati tutti gli ingredienti, andiamo ad inserire la farina e la fecola. Terminiamo l'impasto facendolo girare il meno possibile al fine di non formare una maglia glutinica. L'impasto è pronto. Lo abbiamo montato il meno possibile. Lo lavoriamo un pochettino a mano sul tavolo. Prendiamo la pellicola . Lo mettiamo in frigo per almeno 2 ore. Trascorse le 2 ore, riprendiamo il nostro impasto, ne prendiamo un pezzo, lo lavoriamo un pochettino sul tavolo fino a realizzare un filoncino. A questo punto prendiamo una teglia con carta da forno, formiamo i nostri baci di dama e andiamo a posizionarli sulla nostra teglia. È importantissimo metterli sulla teglia in modo sfalzato, così da uniformare la cottura. Una volta realizzati i nostri baci di dama, inforniamo a 150 gradi per circa 12 minuti.